Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Antropomistery. La scienza è sinonimo di progresso. Nell'antica Grecia, l'episteme, ovvero il corrispettivo del nostro termine moderno scienza, indicava un sapere stabilito su fondamenta certe, al di sopra di ogni dubbio. Le veniva addirittura conferito un valore sacro. A partire dall'illuminismo e dal positivismo, perse il suo carattere sacro, ma continuò a riferirsi a tutte quelle discipline che portano all'acquisizione di concetti verificabili per mezzo di appositi esperimenti empirici. Insomma, la scienza non può esistere senza una sperimentazione. Tuttavia, fino a che punto è possibile spingersi per confermare una teoria? È davvero tutto lecito? Ecco quindi l'esperimento del piccolo Albert. Avete mai sentito parlare del condizionamento classico? Si tratta di uno dei meccanismi mentali più importanti e studiati in psicologia. Consiste in pratica nell'associare uno stimolo inizialmente neutro a uno stimolo significativo. In presenza di uno stimolo neutro e in assenza dell'altro, si verifica una risposta simile a quella che si produrrebbe di fronte allo stimolo significativo. Per capirci meglio, andiamo a dare un'occhiata all'esperimento realizzato dal fisiologo russo che scoprì per primo questo meccanismo mentale, Ivan Pavlov. Lo scienziato stava studiando il meccanismo della salivazione dei cani in presenza di alimento. Tuttavia, si era reso conto che i suoi cani cominciavano a salivare ancora prima di vedere effettivamente il cibo, quando li sottoponeva allo studio. Il fatto di sottoporli a certe condizioni era sufficiente per provocare negli animali la risposta della salivazione. Questo voleva dire che avevano imparato ad associare il cibo a una condizione di per sé neutra. Per esempio, essere condotti nella sala dove Ivan li sottoponeva all'esperimento abitualmente. Dopo aver effettuato ulteriori test per confermare la sua ipotesi, il più famoso quello che consisteva in far suonare una campanella in presenza di cibo, il concetto di condizionamento classico diventò una realtà. Quando due stimoli vengono presentati allo stesso tempo, finiscono per essere associati. L'esperimento di Ivan Pavlov è senza dubbio uno dei più importanti nella storia della psicologia e diede impulso ad un'altra famosissima sperimentazione, quella del piccolo Albert. Solo che l'obiettivo di quest'ultima non sarebbe stato così innocente come quello ideato dallo scienziato russo. Quello del piccolo Albert fu un esperimento atto a raccogliere prove empiriche del condizionamento classico negli esseri umani. A capo dell'esperimento vi era John B. Watson, assistito da una sua studentessa appena laureata, Rosalie Reiner. L'esperimento sarebbe stato condotto alla Johns Hopkins University. I risultati dello stesso sarebbero apparsi nel numero di febbraio del 1920 sul Journal of Experimental Psychology. Dopo aver osservato numerosi bambini, Watson ipotizzò che la risposta di paura dei piccoli ai rumori forti sia una risposta incondizionata innata. Se il rumore forte è avvertito come una minaccia, Watson l'avrebbe associato ad uno stimolo normalmente non temuto da un bambino e verificato se il condizionamento classico avrebbe sortito effetto. Nella pratica, portando a termine l'esperimento, Watson e Reiner avevano l'intenzione di rispondere a questi tre quesiti. È possibile condizionare un bambino in modo che tema un animale si è presentato in associazione ad un rumore molto forte? Questa paura dell'animale si trasferirà ad altri animali o oggetti inanimati? Quanto durerà la paura sviluppata? Ora, già l'idea di infondere in un bambino la paura per qualcosa di innocuo potrebbe sembrare discutibile. Ma tenetevi forte perché è da questo momento che il tutto prende una piega, oscura. Un metodo agghiacciante. Come dicevo, lo scopo di Watson e Reiner era quello di condizionare una fobia in un bambino emotivamente stabile. Per questo studio scelsero un neonato di 9 mesi, al quale assegnarono il nome fittizio Albert. In un principio, Albert fu sottoposto a una serie di test emotivi di base. Il neonato fu esposto brevemente e per la prima volta ad un topo bianco, un coniglio, un cane, una scimmia, maschere con e senza capelli, cotone, lana, giornali in fiamme e altri stimoli. In tutti i casi non mostrò nessun segno di timore. Anzi, per gli animali come il topo e il coniglio, il piccolo rivelò una certa curiosità. Sembrava
ne fosse affascinato. Dopo 2 mesi di preparazione, quando aveva 11 mesi, iniziò l'esperimento vero e proprio. Dopo aver posizionato Albert su un materasso al centro di una stanza, Watson mise accanto a lui un topo bianco e gli permise di giocarci. A questo punto, Rainer produsse un forte rumore alle sue spalle, colpendo con un martello una barra d'acciaio. Ogni volta che il bambino toccava il topo, il rumore veniva ripetuto e con un'intensità sempre maggiore. Albert rispondeva al colpo piangendo e mostrando paura. Dopo vari abbinamenti dei due stimoli, era giunto il momento di verificare l'efficacia del processo di condizionamento. Quindi, ad Albert fu presentato solo il topo. Alla vista dell'animale, il neonato iniziò a piangere e scalciare nel tentativo di allontanarsi dall'oggetto della sua paura. L'esperimento aveva dato come risultato la conferma di quanto scoperto da Pavlov. Il bambino associava ormai il topo bianco al minaccioso frastuono del martello che colpiva il metallo. Il topo, originariamente uno stimolo neutro, era diventato uno stimolo condizionato e stava suscitando una risposta emotiva simile all'angoscia originariamente data dal rumore. In ulteriori esperimenti, il piccolo Albert sembrò generalizzare la sua risposta al topo bianco. Si angosciò alla vista di diversi altri oggetti e animali pelosi, come un coniglio, un cane, un cappotto di pelle di foca e persino una maschera di Babbo Natale con batuffoli di cotone bianco nella barba. In breve, l'esperimento aveva dimostrato che non solo era possibile condizionare e produrre in un essere umano il timore per qualsiasi cosa, ma anche che detto timore, in certi casi, si generalizzava e passava ad essere una paura nei confronti di qualsiasi elemento che potesse ricordare l'oggetto origine dell'angoscia. Una vittoria per la scienza, no? Una scoperta importantissima, se non fosse per alcuni problemi di base che rendono la sperimentazione davvero terrificante e soprattutto discutibile. Critiche e questioni etiche. Sebbene l'esperimento sia uno dei più famosi della psicologia e sia incluso in quasi tutti i corsi introduttivi della materia, è ampiamente criticato per diversi motivi. In primo luogo, la metodologia della sperimentazione non fu preparata con cura. Watson e Rainer non svilupparono un mezzo oggettivo per valutare le reazioni di Albert. Effettuarono il test su un solo soggetto, senza nessun soggetto di controllo, rendendo i risultati poco affidabili. Inoltre, tennero da conto solo le loro interpretazioni soggettive, il che lascia spazio a molti dubbi in merito alle conclusioni che se ne trassero. Ma c'erano dei problemi ancora più gravi. Per esempio, dal punto di vista etico, l'esperimento del piccolo Albert avrebbe dovuto essere inammissibile. Al termine della sperimentazione, il bambino conservava le fobie create durante il processo di condizionamento. Sebbene Watson e Rainer ipotizzassero che non le avrebbe conservate per il resto della sua vita, non era per nulla chiaro quali sarebbero state le conseguenze a lungo termine. In particolare, Watson aveva assicurato che il piccolo Albert sarebbe stato sottoposto ad una terapia di desensibilizzazione, in modo che le paure generate fossero debellate dalla sua mente. Ma detta terapia non fu mai portata a termine. Quindi, Albert fu praticamente condannato a fobie irrazionali, che avrebbero sicuramente avuto una certa influenza per un certo periodo della sua vita. O forse per sempre. Ma c'è di peggio. Una revisione dettagliata dello studio originale e delle sue successive interpretazioni da parte di Ben Harris lo portò a dichiarare quanto segue. La lettura critica del rapporto di Watson e Rainer rivela poche prove che Albert abbia sviluppato una fobia per i topi o anche che gli animali abbiano costantemente provocato la sua paura o ansia durante l'esperimento. Può essere utile per i moderni teorici dell'apprendimento vedere come lo studio abbia stimolato la ricerca successiva. Ma sembra giunto il momento, infine, di collocare i dati di Watson e Rainer nella categoria dei risultati interessanti, ma non interpretabili. È difficile essere certi di cosa sia successo esattamente durante quell'esperimento, poiché mancano prove concrete e registrazioni scientifiche. Sebbene il test sia stato ripreso in un filmato, i libri di testo interpretano la clip in differenti modi. Diverse fonti danno resoconti contraddittori degli eventi accaduti e sollevano domande su quali stimoli furono usati esattamente, quali stimoli il bambino arrivò a temere e cosa accadde al bambino dopo l'esperimento.
È stato detto che la maggior parte dei libri testo soffre di imprecisioni di vario grado, riferendosi allo studio di Watson e Reiner. I testi spesso travisano, esagerano o minimizzano la gamma delle paure post-condizionamento del bambino. Ma c'è un ultimo punto da prendere in considerazione. Chi era il piccolo Albert? Se le critiche in merito alla metodologia utilizzata non fossero sufficienti, c'è una questione ancora più controversa alla base dell'esperimento. Vale a dire che esiste un dubbio in merito alla vera identità del soggetto dell'esperimento. Questo potrebbe non sembrare così importante, ma di fatto lo è. Dipendendo da chi fosse realmente il bambino sottoposto al test, i risultati di quest'ultimo potrebbero perdere completamente di credibilità. Secondo alcuni libri di testo, la madre di Albert lavorava nello stesso edificio di Watson e non era a conoscenza dell'esperimento al quale si stava sottoponendo il suo bambino. Una volta scoperto, avrebbe preso suo figlio in braccio e lo avrebbe allontanato, non facendo sapere a nessuno dove stava andando. Un rapporto del 2009, tuttavia, contesta questa versione dei fatti. Il rapporto originale dice che la madre del bambino era un'infermiera dell'ospedale, che potrebbe essersi sentita costretta ad accettare che suo figlio fosse sottoposto al test, poiché un suo rifiuto avrebbe potuto avere conseguenze negative per la sua carriera lavorativa. Indipendentemente da questo, era necessario determinare chi fosse realmente Albert, per poter verificare le conseguenze a lungo termine dell'esperimento. Ma un nome venne fatto solo parecchi anni più tardi. Nel 2009, gli psicologi Hal Beck e Sharman Levinson pubblicarono un articolo in cui sostenevano di aver scoperto la vera identità di Albert P. Dopo aver esaminato la corrispondenza e le pubblicazioni di Watson, nonché la ricerca in documenti pubblici come il censimento degli Stati Uniti del 1920 e i registri statali di nascita e morte, Beck sostenne che Albert P. era uno pseudonimo di Douglas Merritt, il figlio di Arvilla Merritt, una baglia dell'Harriet Lane Home. Purtroppo il piccolo Merritt non era un bimbo sano. Soffriva di idrocefalo, una condizione che si verifica quando c'è un accumulo di liquido cerebrospinale sul cervello. E la sua malattia lo portò alla morte alla tenera età di 6 anni. Ed è qui che ci troviamo di fronte ad un grande problema. Secondo i ricercatori, che hanno esaminato il caso anni dopo, se Douglas Merritt era davvero il piccolo Albert, le sue azioni durante le sessioni di condizionamento si allineano con i segni di un deterioramento neurologico e non di normali reazioni di un bambino di 11 mesi agli stimoli a cui era sottoposto. A questo si aggiungeva un probabile grave problema alla vista, conseguenza dell'idrocefalo, che rende discutibili tutti i risultati della prova. Se Albert non era in grado di distinguere gli oggetti attorno a lui con chiarezza, come pensare che potesse essere stato condizionato? Recenti ricerche hanno però dimostrato che Douglas Merritt potrebbe non essere stato il piccolo Albert. Sotto quello pseudonimo avrebbe potuto celarsi il piccolo William Barger. William Barger era nato con un solo giorno di differenza da Merritt. Era conosciuto da amici e familiari proprio con il nome Albert, sebbene il suo nome di battesimo fosse William. E sua madre aveva lavorato nell'ospedale dove fu condotto l'esperimento. Inoltre, le sue dimensioni e le sue condizioni di sviluppo corrispondevano molto di più a quelle indicate nella documentazione dell'esperimento. Attraverso l'uso di un genealogista professionista, i ricercatori vennero a sapere che Barger era morto nel 2007, all'età di 87 anni, e identificarono un parente stretto ancora in vita, una nipote. In un'intervista, la nipote di Barger dichiarò che lei e suo zio erano stati molto vicini durante la sua vita. Affermò che l'antipatia di Barger verso i cani era un fatto ben noto in famiglia. Sua moglie era solita prenderlo in giro per questa sua caratteristica. Purtroppo, però, non c'era modo di determinare se questo fatto fosse collegato o meno all'esperimento di Watson. A parte questo, la nipote di Barger dichiarò di non ricordare altre fobie degne di nota che lui potesse avere. I ricercatori conclusero che Barger non sarebbe stato consapevole del suo ruolo come soggetto del famoso esperimento. Oggi sappiamo che con molta probabilità il piccolo Albert non avrebbe mantenuto per tutta la vita la sua fobia per gli animali pelosi e avrebbe smesso di associare topi,
cani, eccetera, al violento rumore del martello sul metallo. Tuttavia, il discutibile modo in cui venne portato a termine l'esperimento è sufficiente per far emergere una considerazione. Con quel test, la scienza non provò realmente l'effetto del condizionamento classico sugli esseri umani. Piuttosto, dimostrò che due scienziati ambiziosi potevano arrivare a mettere in gioco la sanità mentale di un bambino innocente pur di raggiungere i loro obiettivi. Sottoponendo Albert a quel crudele esperimento, soprattutto se consideriamo che il piccolo potesse essere affetto da una grave malattia, la ricerca scientifica superò davvero ogni limite, finendo per risultare disumana. In nome della scienza venne creata una fobia in un bimbo di soli 11 mesi. In seguito non venne fatto nulla per rimuoverla dalla sua mente. E per ultimo, il bimbo venne essenzialmente lasciato andare, con la speranza che la sua mente fosse in grado di riparare il danno subito da sola. Ciò che risulta scioccante, in un certo senso, è che questo esperimento è uno dei più citati in tutti i manuali di psicologia. Perché mai dargli questo protagonismo, se è evidente che non possa costituire una prova empirica affidabile? Perché non viene spiegato per quello che è realmente, vale a dire un pasticcio scientifico? E voi cosa ne pensate? L'esperimento del piccolo Albert fu una vergogna per la scienza di quegli anni? Oppure è in qualche modo difendibile? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.